chi ha voglia di studiare lo fa, chi non ha tanta voglia, che sono le persone le quali bisognerebbe ancora di più intervenire, ma c'è questa difficoltà di raggiungimento, perché noi sappiamo la connessione, insomma, se spegni il telefono non sei più connesso, quindi c'è questa difficoltà, ha creato ancora di più dispersione, moltissima. È stato molto difficile farlo capire inizialmente agli alunni, c'è stato un lavoro costante, quotidiano, non c'erano più orari. La didattica a distanza significava iniziare la mattina, la sera, sabato, domenica, perché i ragazzi tramite il telefono, tramite le piattaforme erano continuamente connessi, e quelli che volevano essere connessi, per non parlare poi di tutte le difficoltà di coloro che invece non avevano i mezzi. Io lavoro in una scuola di Scampia, e per cui molti non hanno le possibilità né di avere tablet, né di avere telefoni, né di avere una connessione internet, quindi la scuola ha messo a disposizione tutta la strumentazione che aveva, però la difficoltà, se devo dire che è stata un successo, no.